Buongiorno e bentornati sul canale. Il video del gatto selvatico l'ho ripreso proprio qui, in questo punto, con una fototrappola della Wolfman. Il modello è il WT01. Una fototrappola della quale oggi eh, faremo la recensione. Prima, però, vi volevo parlare un po' di questo sentiero perché magari vi può tornare utile quando andate per, andate per boschi a cercare punti strategici dove andare a mettere le vostre fototrappole. L'ho scoperto un po' di tempo fa perché mettendo le fototroppole in, in un boschetto qui vicino ho visto che alcuni animali erano bagnati, quindi mi sono detto: se sono bagnati, segno che vengono dal fosso. Quindi c'è un sentiero che risale dal fossato e arriva qui sopra alla collina. Mi sono messo a cercare questo sentiero, ho trovato, ne ho trovato uno appena accennato lungo la collina, l'ho percorso e sono arrivato qui all'ingresso di questo sentiero che poi scende. Scende giù e arriva sotto al ruscello, arriva proprio sotto al fossato. L'ho pulito tutto qua, l'ho sistemato e sono arrivato fino a sotto. Gli animali che risalgono dal fossato, lo percorrono e arrivano fino a qui dove si apre appunto la collina, non vedono niente di quello che hanno davanti. Questo fa sì che automaticamente, come arrivano all'uscita, si fermano. E questo lo fanno tutti gli animali, lo fanno sia i predatori che le prede. Quindi qui si è fermata la volpe, qui si è fermato il gatto selvatico, qui si è fermato il lupo, qui si è fermato il cinghiale, la faina, il capriolo, tutti quanti gli animali fanno la stessa cosa. Come arrivano all'uscita del sentiero, siccome appunto percorrendo il sentiero non vedono niente di quello che si trovano davanti, come arrivano all'uscita del sentiero si fermano e osservano la collina, per vedere se ci sono prede o se ci sono predatori, naturalmente. Alcuni animali impauriti girano e ritornano, e ritornano giù per il sentiero, altri invece continuano e vanno in un boschetto che c'è qui di fianco. Normalmente fanno sempre lo, stesso, sempre lo stesso percorso. Quindi vi volevo far notare questa cosa: appunto. se trovate un sentiero eh, che viene dal basso verso l'alto, sappiate che, siccome l'animale non può scoprire quello che è davanti, sicuramente all'uscita del sentiero si fermerà. Io ho potuto notare questa cosa qui su questo sentiero, l'ho potuto notare anche in un altro posto dove avevo messo una fototrappa e l'atteggiamento degli animali al 99% è quello, appena escono dal sentiero si fermano e scrutano la zona circostante, pronti magari a scendere subito, a scappare immediatamente per il sentiero da dove sono venuti se trovano un pericolo, se c'è un predatore oppure se c'è qualcosa che non, che non gli piace, che non gli va a genere. Va bene, comunque detto questo, adesso passiamo a fare la recensione di questa fototrappola della quale vi ho fatto vedere già un video. Vi posso anticipare che è una fototrappola economica, appunto il modello vi dicevo è della Wolfgang WT01, la potete acquistare al prezzo di 46 euro, però visto che ci sono eh, tre fototrappole disponibili anche su Amazon seconda mano, quindi se volete la potete acquistare anche lì a poco più di 30 euro ed è una fototrappola che devo dire è andata abbastanza, va abbastanza bene è andata abbastanza bene il video del gatto selvatico l'avete visto è un bel video, buono anche l'audio quindi buoni video di giorno, ve lo anticipo i video di notte un po' meno siccome ha i led a 940 nanometri quindi completamente invisibili abbiamo poca definizione nelle immagini e rumorosità di fondo quando la zona illuminata la zona inquadrata è molto molto ampia comunque andiamo avanti vediamo insieme questa eh, questa fototrappola e iniziamo la nostra recensione allora prendiamo la nostra fototrappola questa non c'entra niente io mi porto sempre più fototrappole perché quando vado in giro anche a fare le recensioni magari se vedo qualche bel posto siccome faccio sempre le recensioni nei boschi quindi se vedo qualche bel posto subito vado a piazzare la fototrappola quindi porto sempre altri modelli. Allora, questa è la nostra Wolfgang WT 01 quindi questa è la confezione nella quale arriva la nostra fototrappola. Sulla confezione ci sono delle semplici indicazioni per quanto riguarda la garanzia e l'assistenza. Questo è il libretto di istruzioni. Allora, il libretto di istruzioni è semplice, è multilingue, quindi c'è anche l'italiano. Beh, è completo, c'è cioè un po' tutto. Quello che non ho trovato di questa fototrappola erano le indicazioni riguardanti il FOV, quindi l'angolo di ripresa dell'obiettivo eh, e anche il FOV, diciamo l'angolo di ripresa del PIR. Eh, ho scritto alla Wolfgang che devo dire in 24 ore mi hanno prontamente risposto e mi hanno dato queste indicazioni che adesso vi dirò. Questa è la fototrappola, questa tipologia di di chassis, diciamo così, della fototrappola lo, lo conosciamo già perché l'abbiamo già visto anche nella nell'iZiker insieme alla fototrappola arriva la cinghia, eccola qua e arriva il cavetto per andare a collegare la nostra fototrappola al computer se vogliamo scaricare i dati tramite il, il cavetto, cosa a mio avviso non molto pratica ecco qua allora, per quanto riguarda la fototrappola, sopra abbiamo i led, sono 38 led a emissione luminosa di 940 nanometri, quindi sono led completamente invisibili, quindi la fototrappola potrebbe essere utilizzata anche con funzioni di controllo. Sotto abbiamo l'obiettivo che ha un FOV a 70 gradi, quindi inquadra, riprende, leggermente di più di quello che vede l'occhio umano quindi non è neanche un semi grandangolare diciamo un obiettivo normale diciamo così sotto abbiamo il peer che copre un angolo invece di 90 gradi questa combinazione è ottima perché il peer attiva eh, l'obiettivo prima ancora che l'animale arrivi davanti all'obiettivo stesso quindi cerchiamo in questo modo di accorciare un pochettino il trigger che comunque ho visto che un secondo c'è sicuramente l'obiettivo può scattare foto fino a 36 megapixel e può girare video in 2 in 2k il trigger è accreditato a 0,3 secondi mi sembra quindi è, è lentino sicuramente la tipologia di fototrappola la conosciamo già nella iZigger l'abbiamo già vista c'è la levetta per, per l'accensione c'è un countdown che possiamo andare ad impostare da 30 secondi in su mi sembra che arrivi anche a 2-3 minuti dopo vediamo i vari tasti funzione, il, il monitor da 2 pollici, i led e un alto parlantino sotto abbiamo l'ingresso per, per il cavetto che abbiamo visto nella confezione se vogliamo collegare la fototrappola a, al computer e abbiamo l'ingresso per l'alimentazione esterna di fianco, qui di fianco, possiamo andare a mettere la nostra scheda SD da 32 giga, 32 giga è il massimo che supporta. Questo, in effetti, è un po' pochino a mio avviso, anche perché i file vengono salvati con estensione AVI, quindi sono dei file abbastanza pesanti. Quindi, 32 giga non sono poi tanti come capienza per la, eh, per la scheda di memoria. Va bene, io direi adesso di andare a vedere. Il menu di configurazione poi ci vediamo ancora qualche video ad accendere la nostra fototrappola tirando su la levetta eccola qui Wolfgang ecco qua questi siamo noi se da questa posizione vogliamo fare una foto basta andare a premere questa questa questo pulsante qui la freccetta se vogliamo fare una ripresa dobbiamo passare alla posizione video eccola qui in questo caso possiamo Partire un video sempre con la freccia lo possiamo fermare sempre con la freccia per andare a vedere quello che abbiamo registrato. Riprendiamo il tasto M. Ci sono 11 video con le freccette. Scorriamo questi sono i vari video. Se li vogliamo far partire, premiamo la nostra freccia. Questi sono io e questo sono io che scendo. Va bene. Riprendiamo per fermare. Torniamo al menu iniziale. Da qui passiamo al menu di configurazione la prima voce è monitor delay monitor delay significa il ritardo del monitor entriamo vedete che possiamo settare 30 secondi un minuto 3 minuti 30 secondi un punto tre punti vabbè un minuto tre minuti lasciamo a 30 secondi poi impostazioni della, sono impostazioni della fototrappola fai una foto il video fai la foto più il video pixel fotografici possiamo arrivare a 36 megapixel come vi dicevo la risoluzione del video full hd io uso sempre full hd altrimenti possiamo usare il 2k poi scendendo abbiamo lo scatto continuo fino a tre scatti uno dietro l'altro in caso di, di scatto fotografico naturalmente andiamo a impostare la lunghezza del video può essere 5 secondi, 10, 20, 30 secondi, 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti. Io lascio 30 secondi. Suono se vogliamo attivare oppure no il microfono. Ok. L'intervallo di tiro sarebbe l'intervallo che passa tra la fine di un video e l'inizio del video successivo. Ok, quindi io lascio 10 secondi. Poi la sensibilità del peer bassa in alta, in significa media, vado un po' a intuito, ma penso che sia eh, così, lasciamo media sensibilità in base a dove andiamo a mettere e a quando lo andiamo a mettere, se in estate dobbiamo aumentare la sensibilità. Il timer è il tempo di accensione, quindi se lo andiamo ad attivare ci chiederà un'ora di inizio. Ecco qua, ci chiede un'ora di attivazione della fototrappola, quindi possiamo farla partire magari non so alle 6 del mattino e farla spegnere alle 8 di sera se vogliamo registrare, per esempio, soltanto di giorno. Poi c'è l'impostazione dello scatto con timer, quindi se andiamo a impostare un'ora di funzionamento quello che abbiamo visto prima, possiamo anche fare dei video time-likes. E andare a impostare qui ogni quanti secondi, ogni quanti minuti vogliamo fare il nostro, uh, il nostro scatto per fare il video. Time life, poi abbiamo l'appuntamento che è la data. Va bene, poi la filigrana temporale è la filigrana che si vede sotto nei nostri video la possiamo lasciare oppure la possiamo togliere l'impostazione del numero di serie il numero che vogliamo dare noi alla fototrappola per riconoscere i video la password la famiglia linguistica è la lingua il formato è la formattazione della scheda di memoria ripristina le impostazioni di fabbrica il bip dei, dei, dei tasti se lo vogliamo lasciare la versione eccetera eccetera quindi come avete visto il menu è, è abbastanza completo semplice ma abbastanza completo adesso andiamoci a vedere qualche altro video Benissimo ragazzi, quindi abbiamo visto il menu di configurazione, abbiamo visto le caratteristiche di questa fototrappola, ci siamo visti insieme anche dei, dei video che ho girato sia di giorno che di notte, quindi possiamo trarre le conclusioni finali. Che cosa ne penso? Penso che i video di giorno sono sicuramente dei buoni video, li ho trovati un po' troppo carichi nei, nei colori, però dei video sicuramente ottimi. Con la giusta luce, nella giusta posizione, eh, abbiamo delle immagini veramente molto molto belle. Buono soprattutto l'audio che mi ha stupito perché nelle fototrappole economiche di solito l'audio non è eccezionale invece l'audio su questa fototrappola devo dire che è veramente molto molto buono. Per quanto riguarda i video di notte i led a 940 nanometri siccome sono led molto forti fanno sì insomma, che le immagini non siano molto definite, quindi ho trovato questa mancanza di definizione. Inoltre, quando la zona inquadrata è molto ampia, abbiamo anche un po' di rumorosità eh, di fondo. Diciamo che è una cosa normale, fra virgolette, in queste tipologie di, eh, di fototrappola, le immagini sono accettabili, non sono certo eccezionali. Nel complesso una fototrappola economica che potete acquistare a 46 euro eh, li vale sicura, sicuramente. Eh, se poi la potete acquistare a di meno, ancora meglio. Quindi se la trovate in offerta, sicuramente siete sicuri che fate un buon un buon acquisto. Eh, vi ripeto che ci sono tre modelli disponibili su Amazon a seconda mano che costano circa 35-36 euro, quindi se vi è piaciuta la fototrappola magari ne potete anche approfittare. Bene, io penso che per questo video grossomodo sia tutto, penso che vi ho detto un po' tutto su questa fototrappola, se ci sono altre cose che volete sapere me lo potete chiedere sotto nello spazio dedicato ai commenti oppure mi potete scrivere alla mail fototrappolereview.gmail.com Vi ricordo di iscrivervi al canale di fototrappole e fototrappolaggio e di lasciarmi un like. Un saluto da Marcello e al prossimo video. Ciao!